Vero successo è far succedere ciò che più intimamente desideriamo si realizzi nel corso della nostra esistenza. Ed è proprio per questo che la felicità è per tutti. È bella questa definizione, ci aiuta a comprendere che non dobbiamo andare poi così lontani per trovare la serenità, la realizzazione. Dobbiamo invece scendere un po' di più in profondità. Dobbiamo scendere dentro di noi, dobbiamo avere l'onestà di chiederci dove sei in questo momento. È un luogo che ti dà gioia? È un luogo che ti dà vitalità? È una relazione che ti alimenta, che ti soddisfa? È una situazione che mette in risalto chi veramente tu sei? Il desiderio è la vita stessa. Noi siamo figli e figlie di un desiderio. Si dice che ci sono più nascite, ma la nascita più bella è quella del desiderio, quando un figlio viene desiderato. In quel momento quel figlio nasce. E se dovesse nascere senza che sia desiderato, nel momento in cui lo desideriamo, gli restituiamo il bacio del desiderio profondo. La verità è che ognuno di noi ha un cammino da fare. È il cammino della crescita. E in questo cammino della crescita noi a volte ci perdiamo nel bosco. Ci perdiamo nel bosco per tantissime diverse motivazioni. Una cosa è certa, se ci siamo persi, possiamo anche ritrovarci. Perché no? Perché non iniziare un cammino che può essere di autoconoscenza, può essere di guarigione, può essere di metamorfosi? Perché ritenere che tutto quello che abbiamo fino ad oggi imparato sia tutto ciò che c'era da imparare, o che tutti i sentieri che abbiamo percorso siano gli unici da percorrere e che ce ne siano degli altri. Se la vita è un viaggio, è importante che noi diventiamo dei viaggiatori, delle viaggiatrici. È importante che noi ci mettiamo di nuovo in gioco, che abbiamo proprio la capacità di giocare con la vita nel senso più bello del termine. In inglese to play vuol dire recitare, vuol dire cantare, vuol dire ballare, vuol dire tante cose. Ebbene, se noi impariamo di nuovo a giocare con la vita, scopriremo che quel famoso successo, cioè la capacità di far succedere ciò che più intimamente desideriamo nella nostra vita, si trova esattamente dove c'è il nostro vero sé. E il viaggio continua. Grazie.